Bentornati e bentornate qui su LR Channel. Stasera parliamo di Lorenzo Baglioni e la sua canzone Il congiuntivo. E se non sapete il congiuntivo dovete ascoltare la canzone di Lorenzo Baglioni. Ma se volete sapere qualche cosa di più a proposito di Lorenzo Baglioni, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Baby, non ti devi preoccupare, se non hai avuto tempo di studiare, hai compito in classe l'astronomia, ma tu con il cuore tu vorresti andar via. Oh baby, davvero, non farne un mistero, ti sei innamorata e ti sei dimenticata di studiare le leggi di Keplero. Keplero, la prima legge dice che l'orbita di un sensato pianeta attorno al sole è proprio ellittica, e il sole splende. Basta raga, devo smettere. No raga, voi non potete capire. Io ascolto da mesi questa canzone tutte le sacrosante volte che sono triste. Anzi, farò un video su le 5 cose da fare quando sei triste. E ve lo lascerò poi nelle schede, ve lo aggiungerò. Una di queste cose da fare sarà proprio guardare questo video dei supplenti italiani. Perché vi parlo di supplenti italiani in questo video? Perché Lorenzo Baglioni è l'ideatore, fautore, autore e creatore dei supplenti italiani, che io seguo da quando... dall'inizio, sono anni che io seguo Lorenzo Baglioni. Lui penserà che io sono una stalker, perché praticamente gli ho scritto ovunque, gli ho scritto su Facebook, su Twitter, su YouTube, gli ho scritto ovunque, dirà questa stalker di Heller. E anche qua, carissimo Lorenzo, anche qua, perché tu sei andato a Sanremo, io non potevo non commentare il tuo brano. E quindi parliamo del congiuntivo. Ovviamente questo brano non poteva non piacermi, perché io, da laureata a pieni voti in lettere, ovviamente il congiuntivo per me è una roba tipo... non so, l'aria che respiri, abbiamo capito, e io rabbrividisco quando c'è gente che lo sbaglia. Ovviamente nel video di Sanremo, quello che ho fatto inizialmente come presentazione a Sanremo, vi avevo appunto detto di votare Lorenzo Baglioni perché io lo adoravo. Devo dire la verità, io avrei fatto vincere tutti i giovani, perché veramente sono bravissimi, uno più bravo dell'altro, ognuno di loro con una caratteristica diversa, chi per il testo, chi per il modo di cantare, chi per la voce, il modo anche di interpretare, insomma ognuno di loro aveva una caratteristica particolare che secondo me andava premiata in assoluto. Li avrei fatti vincere tutti. Ma in particolar modo nel mio cuore ci stava proprio Lorenzo Baglioni, perché lo seguo fin dall'inizio, perché ho visto proprio coi miei occhi tutto quello che è stata la sua gavetta come teatro, come attore, come canto, cantante, autore anche di testi. Lui li scrive insieme a suo fratello, se non mi sbaglio. Mi piace tantissimo una persona giovane che si sbatte così tanto per quello che desidera, per quello che è il suo sogno, ha tutta la mia stima, e per cui lui ha veramente, io per lui ho una stima veramente infinita. E anche in questa canzone non si è allontanato da quello che io penso di lui. Allora, innanzitutto l'idea di inserire argomenti che sono oggetto istituzionale di didattica, come appunto il teorema di Keplero, il teorema di Ruffini, il congiuntivo, insomma, e tutti gli altri che ha fatto, sinceramente la ritengo un'idea geniale. Non solo geniale, ma anche un valore aggiunto per la musica, perché voi pensate quante cose abbiamo imparato grazie alla musica, grazie ai testi delle canzoni, grazie a quello che cantavamo. Io per esempio personalmente ho imparato l'inglese con la musica. Io in inglese ho fatto un anno quando ero in terza elementare, e dopodiché però fino alla prima media non l'ho più fatto. Dalla terza elementare fino alla prima media praticamente ho iniziato ad ascoltare musica straniera, e lì ho imparato l'inglese. Un'infarinatura dalla terza elementare ce l'avevo, metà della mia famiglia sta in America, per cui
all'inizio non avevo ovviamente modo di contattarli perché ero piccolina, però praticamente quando poi loro iniziavano a venire in Italia, io, imparando l'inglese dalle canzoni, ho iniziato proprio a parlare l'inglese e ho preso anche un diploma di madrelingua, ma ho preso proprio grazie all'infarinatura che mi sono data io stessa grazie alla musica. Quante cose abbiamo imparato come filastrocche, e quindi tanto di cappello a chi riesce ad inserire all'interno di una musica, tra l'altro ben fatta, ben strutturata, ben arrangiata, un testo tra l'altro anche molto complicato, quello del congiuntivo, perché comunque spiegare il congiuntivo non è mica facile, ragazzi, cioè fanno fatica a spiegarlo didatticamente gli insegnanti, immaginatevi come lo può spiegare un artista, comunque un cantante, che lo scrive all'interno del testo di una canzone, cioè è un genio. Io ritengo che questa peculiarità di Lorenzo Baglioni sia davvero un valore aggiunto, un grandissimo valore aggiunto, e mi piacerebbe che questo ragazzo non fosse premiato solo per il fatto di essere andato a Sanremo, ma venisse premiato poi da tante radio. Lorenzo, se vedrai questo video, la tua stalker Heller ti saluta, ti auguro di avere veramente una carriera lunghissima, enorme e sempre sempre al top, perché te lo meriti, te lo dico veramente con tutto tutto il mio cuore. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, qui sotto l'info box c'è la parte relativa ai commenti. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo di lasciare anche un piccolo cuore, così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare anche tanti tanti like, magari condividetelo anche, insomma, se vi fa piacere, a me fa molto piacere. Taggatemi, se lo condividete taggatemi. Su Facebook mi trovate come Hellernet e su Instagram mi trovate come Hellergratitude. Quindi, insomma, avete tutte le possibilità. Iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche se volete rimanere sempre aggiornati sui video che pubblicherò. A me non rimane che ritornare a cantare le canzoni di Lorenzo Baglioni, che adoro, ma prima di farlo vi voglio mandare veramente un bacio enorme 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 e tantissimo ma tantissimo amore. Oh baby, davvero, non farne un mistero, ti sei innamorata e ti sei dimenticata di studiare le leggi di Keplero, Keplero. La prima legge dice che l'orbita descritta da un pianeta attorno al sole è proprio ellittica, e il sole splende. Tu mi dai, tu mi dai, tu mi dai.